una figura tormentata dalla storia, che però riesce a metabolizzare tutte le difficoltà incontrate e che poi trasforma in un atto di amore fino alla santità. È una figura molto moderna, Giuseppe, perché come noi è un transmillenario, come noi è su di età, sembra la nostra società ormai invecchiata, però che trasforma queste due condizioni, cioè una fase di passaggio strutturale e una fase che sembra di decadenza, in una benedizione, cioè in una possibilità nuova per rinascere. Che cosa lo fa rinascere? Lo fa rinascere l'amore per una donna, la fedeltà a questo amore e la capacità di sentire una missione dentro la propria vita, che è esattamente far venire al mondo questo figlio. Sono dei simboli fortissimi questi. Tra l'altro anche questa capacità di tramutare l'ego in amore per il prossimo, quindi amore proprio per la donna e per i sogni di sua moglie, quindi la Madonna e del figlio. Sì, c'è un capitolo, noi il primo capitolo lo intitoliamo da una nobiltà di sangue a una nobiltà di spirito, no? Esattamente lui passa, si sa perché che Giuseppe era della famiglia di Davide, no? Quindi è una nobiltà di sangue, ma lui passa da questo stato, diciamo, in cui gli è riconosciuta un'aristocrazia, seppur decaduta per quello che viveva in Galilea, di sangue, in una nobiltà d'animo. Come passa quella nobiltà di spirito e d'animo? Passa esattamente accogliendo l'amore per qualcuno e dando la propria vita per l'amore di queste persone.